Il CB Club Mattei di Fano organizza anche quest'anno un Open Day alla cittadinanza per presentare tutte le attività che la Protezione Civile organizza nel corso degli anni. L'appuntamento, previsto per domani, mercoledì 16 ottobre alle ore 21 al CODMA di Rosciano di Fano, servirà a far capire chi è e a che cosa si dedica un volontario di Protezione Civile. Durante la serata verranno descritte le varie specializzazioni, suddivise in team di telecomunicazioni, logistica, cucina e segreteria e le tre unità, quelle cinofile, della nautica e della tutela dei beni culturali. A Fano noi, oltre adesso vedremo anche a livello comunale di rimettere in piedi, ed è intenzione dell'assessore e del sindaco di rimettere in piedi quello che un po' è successo l'anno scorso con il campo e l'informazione alla popolazione, subito dopo si metterà in piedi una serie di incontri per sensibilizzare appunto la popolazione sulla Protezione Civile. Da parte nostra invece mercoledì 16 alle ore 21 un open day, come oggi diciamo va di moda, ma è un avvicinamento delle persone, della popolazione a conoscere che cos'è più da vicino la Protezione Civile, il CB Club Mattei. Avranno modo di capire quello che facciamo da vicino, tutti si fanno delle domande, quello che giro, i mezzi, tutto il resto. Noi saremo aperti per far vedere sia l'attrezzatura, sia gli impianti, sia quello che fa il CB Club Mattei, e perché no, se qualcuno si vuole avvicinare alla nostra associazione, ben venga. Ci saranno dei corsi che durano come la scuola, in pratica inizieranno mercoledì prossimo fino a giugno. Alla fine c'è un esame, anche con l'esame non si può far parte della protezione, è una specializzazione in più. In pratica si vive all'interno dell'associazione e la cittadinanza può venire a conoscenza più da vicino che cos'è in effetti la Protezione Civile, il volontariato soprattutto di Protezione Civile. Normalmente il CODMA lo conoscono tutti, quindi al box 17-18 alle 21 mercoledì, altrimenti il numero da contattare è 347-89-10-941, magari prima di venire, o anche se non può mercoledì però interessato, con un colpo di telefono magari ci rivediamo il sabato mattina.